La Phantom Minimoto, campione d'Italia ed Europa, presenta Sport e Motori, rubrica settimanale di sport motoristici. Amici di Sport e Motori, tornano le mini moto con il campionato italiano. Ultima sfida, siamo a San Mauro a Mare in Romagna, patria di motori e campioni. Sarà il mini motodromo dell'Adriatico ad ospitare l'atto conclusivo della stagione 2016. Il nuovo corso, intrapreso dalla Federazione Motociclistica Italiana nel rilancio dell'intero movimento, ha sortito gli effetti sperati con elementi oggettivi a suffragio di questa tesi. E la partnership con partner d'eccellenza quali San Carlo, Area B Racing, Elf, Mitas e Selettra. Oltre che la partnership delle aziende regolarmente accreditate alla serie quali G Racing, Polini e Phantom. Reparto corse mini moto. Come motori abbiamo la Polini, CS e OR Motori. L'aspetto agonistico non è passato in secondo piano a San Mauro a Mare, con ben 4 titoli italiani che erano ancora da assegnare per le classi Junior A, Open B, Open C e Gentleman. Questa è l'attuale situazione nelle classi prima del via. Incoronati a Franciacorta con una tappa d'anticipo in qualità di campioni italiani 2016, Manuel Rocca, Junior B, e Alessio Salaroli, Open A. Oggi, qui a San Mauro a Mare, sarà teatro delle decisive sfide in gara doppia nelle altre classi. La Junior A è la categoria delle giovani promesse del motociclismo italiano. Vivrà l'atto conclusivo del confronto 2016 per il titolo tra i talentuosi Flavio Massimo Piccolo con 205 punti, Alex Venturini 198 punti e Demis Mihaila, che di punti ne ha 176. Tutti possono ambire alla corona tricolore. Nella Open B sarà il duello tra Mattia Bianchi, 226 punti, e Luigi Nespoli, 194. Mentre sono potenzialmente 4 i piloti in lizza per il titolo nella Open C. Daniele Ferrari, 196 punti, Stefano Cornacchin, 174 punti, Marco Bandini, 172 punti. Qualche piccola chance di assicurarsi la vittoria finale ce l'ha anche Cristiano Virgili, che di punti ne ha 148. Tra i gentleman, lotta aperta tra Diego Salvi, 177 punti, e Giulio Cortesi, 150 punti. Terzo incomodo, Giampaolo Giacomini, che ha 131 punti, pronto a sfruttare eventuali passi falsi degli avversari. Sport e Motori è stata l'unica trasmissione televisiva a seguire l'odierna giornata. Il circuito di San Mauro a Mare è molto tecnico con i suoi curvoni e un unico rettilineo. Piace molto ai piloti con doti tecniche. Veniamo nel dettaglio nella gara di oggi. Pista molto umida per la pioggia della mattinata, che pian piano veniva asciugata dalle gomme dei piloti mentre giravano. Temperatura media con picchi di leggera pioggerellina che dava fastidio ai piloti, infatti ci sono state moltissime scivolate. Organizzazione perfetta a cura del responsabile FMI settore minimoto Cristian Farinelli. Direttore di gara Flavio Carnevali, coadiuvato da Michele Dussin. Ottima la segreteria della gara con Alessandro Finco, coordinamento paddock Vincenzo Lobosco e Massimo Lobosco. Per la FMI Sergio Censi, che ha fatto anche da speaker della manifestazione, e Gianfranco Zaghini. Tutta la competizione di oggi ci ha regalato uno spettacolo degno delle maggiori gare. La mattinata è iniziata alle ore 9 con le prove di qualifica, 2 turni. Successivamente gara 1 di tutte le categorie, sosta di 15 minuti e poi gara 2, la finale. Noi le abbiamo raccontate insieme per categoria. Categoria Junior A, gara 1 per 11 giri.
Miglior tempo è stato di Alex Venturini, numero 5, tempo di 38,405, seguito da Flavio Massimo Piccolo, distanziato da appena 32 centesimi. I piloti sono pronti sulla linea di partenza e dopo aver eseguito lo schieramento, il direttore di gara dà il via per il giro di riscaldamento, per poi fermarsi alla linea della partenza e aspettare il semaforo che si spegne. Partiti in questo momento, tutto fila liscio. Al primo curvone, verso sinistra, primo passaggio e già si sono avvantaggiati Piccolo, Negosanti e Venturini. Pista umida a tratti bagnata e scivolare a terra è un attimo. Infatti nelle retrovie assistiamo a diverse scivolate. Nulla di grave, si alzano prontamente e ripartono. La velocità dei fuggitivi è alta, qualcuno prova a recuperare come Boggio, Ibidi, Liguori. Gruppetto che insegue. Si fermano Demis Miaila, Piazza Alessio, Zanni Leonardo. I piloti di testa hanno iniziato i doppiaggi. Si fanno strada con qualche problema prontamente risolto con le bandiere blu. Ferrini, Venturini, Negosanti, Piccolo finiscono gli 11 giri a disposizione e vince la gara 1 Venturini. Secondo Ferrini, a seguire Negosanti Ruben, Piccolo Flavio, Boggio Edoardo e via tutti gli altri piloti. Gara 2 la finale della categoria Junior A. Ore 12:40, giri 11. Tutto pronto in griglia e si parte. Ottimo il passaggio al primo curvone. Sfilano tutti senza gravi problemi per nessuno. Passaggio primo giro. Già la fila si è allungata, segno che la velocità dei battistrada è alta. In testa le posizioni non cambiano. Sempre protagonisti i numeri 777 Piccolo Flavio, il 5 Venturini, il 47 Boggio. I piloti stanno dando spettacolo, si sorpassano di continuo affrontando le curve come dei veri professionisti. Siamo a metà della gara, si sono fermati Demis Miaila e Trolese Riccardo. In testa vanno sempre forte Piccolo, Boggio e si è inserito Romito Mattia. Bella gara la sua. In testa c'è Venturini, numero 5, che è saldamente al comando. Problemi in fase di doppiaggi e subito risolti. Mancano due giri alla fine della gara e si prova a recuperare gli svantaggi. Nulla da fare. Vince il numero 5 Venturini Alex. Oggi è stato perfetto. Secondo Piccolo Flavio, seguito da Romito Mattia. E poi ancora Boggio Edoardo che non è riuscito a recuperare. A seguire Ferrini, Fomarra Lennox che in gara 1 aveva avuto problemi e via via tutti gli altri. Podio di questa categoria. Primo posto Venturini Alex. Secondo Piccolo Flavio. Terzo Ferrini Andrea. Siamo con il vincitore della gara qui a San Mauro e freschissimo campione italiano Alex Venturini. Le tue impressioni Alex? Mi sono divertito in gara 1 perché è stata poco battuta. Poi quando ho visto Flavio cadere mi è dispiaciuto un po' perché non è stata molto combattuta. Però ho vinto e sono contento. Gara 2 è lo stesso. Gara 2 sono partito bene, ho aspettato il terzo giro per poi superarlo alla curva che sapevo che andava largo e l'ho superato, dopo un po' me ne sono andato che ha perso il passo e niente, ho vinto il campionato e sono contento. Ringrazio mamma, papà, Mauro e Marco. La gara è andata benissimo, non poteva andare meglio, siamo contenti così. Un quinto posto in campionato, mi sono divertito molto. Hai qualcuno da ringraziare in particolare? Sì, il mio babbo, Sandro Renzoni, la mia mamma e tutta la CS Racing. Perfetto, complimenti. Categoria Junior B, gara 1 per 13 giri. Sono le ore 11. Il miglior tempo in qualifica lo ha fatto registrare il numero 9 Emiliano Ercolani, 37,881 è il suo tempo, seguito da Jacopo Tatoli con 35 centesimi di distacco. I piloti sono pronti in partenza per il giro di riscaldamento, aspettando il via del semaforo dato dal direttore di gara. Si parte e si sfila sulla prima curva verso sinistra abbastanza insidiosa. Pista umida e a tratti bagnata.
quindi le scivolate sono ad ogni curva. Primo giro è tutto fila liscio. Già si inizia a delineare la gara. Si ferma Rocca Manuel. Tutti i piloti sono in fila indiana, distanziati da una manciata di millesimi. In testa vanno forte Frasca Lorenzo, Fruscione, Tatoli, Bernardi. Pollarini Ugo è già in difficoltà con un distacco di diversi secondi sul gruppetto dei battistrada. Ancora scivolate che possono modificare la gara. I cinque piloti di testa stanno guadagnando ancora secondi preziosi. Vince Tatoli Jacopo. Secondo Frasca Lorenzo con un distacco di oltre 6 secondi. A seguire Fruscione, Bernardi, Vannucci Matteo. Da qui in poi gli altri piloti con distacchi di oltre 16 secondi. Gara 2 della categoria Junior B, sempre giri 13. Sono le ore 12.50, pista molto umida e a tratti bagnata, grossi nuvoloni sopra di noi, speriamo che non piova. Pronti per la partenza, griglia piena e ben delineata. Parte il giro di ricognizione, semaforo spento ed è il via. Primo curvone tutto ok, sfilano uno dietro l'altro i piccoli piloti. Primo giro e già si allontana un gruppetto di quattro piloti. Velocità molto elevata. Qualche scivolata in fase di curve chiuse. La pioggerellina sta aumentando e questo rende più difficile la gara per i piloti che si trovano in gruppo. Infatti ci sono diverse scivolate sotto i nostri occhi. Siamo a metà gara, vanno forte Zanca Alessandro, Tatoli, Bernardi, Ercolani e Emiliano che hanno fatto una bella rimonta. Si è fermato Pollarini Ugo, che aveva già fatto bene la gara 1. Fermo anche Marcelli Manuel. Ritorniamo in gara vera. Dopo la settima posizione c'è un distacco di oltre 11 secondi. Questo non sarà agevole per il rientro in gara. Siamo al nono giro. Contatto tra due piloti per la pista bagnata. Piloti a terra con le mini moto in mezzo alla sede stradale. Il direttore di gara ritiene pericolosa la pista per i mezzi che stanno correndo proprio in questo momento per la pioggia che sta aumentando. Decreta la finale della seconda manche. Pertanto la classifica si fa in base al giro precedente, ossia l'ottavo giro pieno. Vince il numero 19 Zanca Alessandro. Secondo Bernardi Michael. Terzo Tatoli Jacopo. A seguire Emiliano Ercolani, Cilla Guido, Fruscione, Rocca e tutti gli altri. Podio per questa categoria. Gradino più alto, Tatoli Jacopo. Secondo, Bernardi Michael. Terzo, Zanca Alessandro. Terzo classificato, Zanca Alex, la tua gara. Gara 1 è andata maluccio perché ero partito a fionda, solo che purtroppo mi è cascato Rocca davanti e l'ho centrato in pieno, invece sono arrivato undicesimo. In gara 2 partivo quindicesimo, ho fatto una partenza bellissima, ero sesto e un attimo prima non ci credevo tanto, ma poi qualcosa mi ha detto che ci dovevo credere e aspettavo sempre che Bernardi passava qualcuno, poi passavo io perché ne avevo di meno in ripresa, però abbiamo fatto primi sul circuito di casa e ringrazio gli sponsor Europrofil, Dakota, Procar Repubblica e i miei genitori che hanno fatto tanti sacrifici, il team CS Racing, soprattutto Ricky, e questa vittoria la dedico a mio nonno, a mia nonna e a mia mamma. Complimenti, passiamo al secondo. Michael Bernardi, la tua gara. Gara 2 è andata bene, ero secondo, poi sono caduto, ma sono riandato quarto. E invece gara 2 sono partito quinto, subito sono andato quarto, poi ho superato il terzo, il secondo, il primo, solo che dopo Zanca mi ha superato e sono finito secondo. E ringrazio il team RXP, Luca Pasini e i miei genitori. Tatoli, a tua gara. Le gare sono andate bene. Tutte e due le partenze le ho fatte forti, alla prima gara, alla prima curva ero terzo, invece alla seconda gara, alla prima curva ero secondo. Sono contento di questo risultato e ringrazio il babbo e la mamma che mi fanno continuare questo sport
e derivo questa vittoria. Mio fratello Cristian anche oggi non c'è. Perfetto, grazie. Grazie. In questo momento sono pronti i piloti della categoria Open A e B. Gareggiano insieme con classifiche separate. Pronti in griglia di partenza. Il miglior tempo in qualifica è stato di Luca Fabris, tempo 37,644, seguito da Luigi Nespoli, distacco di 17 centesimi di secondo. Semaforo spento e si parte. Sono da percorrere 16 giri del tracciato. Ottima la partenza per Fabris, Zaramella, Nespoli. Il gruppo dei primi sei piloti sta guadagnando secondi preziosi. Nelle retrovie invece hanno difficoltà nel recuperare le posizioni. Siamo verso la metà gara, si sono fermati Bianco e Lobosco. Poi, subito dopo, problemi per Caterina Palkova. Ricordiamo che in questa gara partecipano due ragazze appassionate di motori. Una è Caterina Palkova e l'altra è Fedra Teffo. La Teffo si sta comportando molto bene, è nella prima metà del gruppo. In testa si cerca di sorpassare in tutti i modi. Pista scivolosa e con pochi rettilinei rende la manovra di sorpasso pressoché impossibile. Siamo all'ultimo giro quando il direttore di gara imbraccia la bandiera a scacchi. Vince il numero 5 Nespoli Luigi. Secondo Fabris Luca con un distacco di quasi un secondo. Terzo Zaramella Francesco. A seguire Bianchi, Cervelloni, Gabriele e Mario e tutti gli altri. Gara 2, la finale. Ore 13:10, sono 16 giri da percorrere. Piloti in pista per giocarsi tutto. Partenza effettuata. Primo curvone è ok. I piloti sfilano in fila indiana per affrontare le curve del tracciato, insidiose per la pioggia caduta. Si fermano al secondo giro Bianco e Lobosco. Al quinto problemi per Salaroli Alessio, che oggi non ha brillato per nulla. Problemi anche per Cervelloni, che in gara 1 aveva fatto molto bene. Battistrada molto veloci. Fabris Luca sembra avere qualcosa in più degli avversari. Mancano pochi giri alla fine. Nespoli sembra recuperare qualche metro, ma Bianchi Mattia sta chiudendo molto bene i tentativi di sorpasso. Pertanto vince la gara 2 Fabris Luca. Secondo Bianchi Mattia a 2 secondi. Terzo Nespoli Luigi. A seguire Zaramella, Gabriele Mario, Bromovski Vit, le ragazze Teffo Fedra e Palkova Caterina, poi tutti gli altri. Podio di questa categoria che hanno gareggiato insieme con classifiche separate. Open A, primo gradino per Teffo Fedra, secondo gradino Caterina Palkova, terzo gradino, il più scomodo, per Trombina Alessio. Trombina Alessio, terzo classificato. Raccontami un po' la tua gara. Allora, sono partito, da partenza sono molto soddisfatto, però vabbè, sono caduto al primo giro perché la pista era bagnata e sono passato sulla linea, però sono riuscito a recuperare e sono arrivato terzo lo stesso. Gara 2 invece quarto, ma... Hai fatto qualcuno da ringraziare? Ma i miei genitori, i miei nonni soprattutto, e il mio meccanico che mi ha preparato la moto, Martino. Perfetto, passiamo alla seconda classificata. Caterina, ti chiamo per nome, così faccio prima. La tua gara. Parli italiano, sì. No, in English. It was perfect. It was perfect race. I think my dad, it was difficult, but we did it. Thank you very much. Compliment. Andiamo alla vincitrice. No, io ti chiamo Lulu perché è un nome simpaticissimo, guarda, ci conosciamo da una vita io e te. Complimenti per la gara di oggi. Grazie. E ringrazio il mio team, è stata una bella gara, dai, diciamo che volevo competere con Salaroli, ma dopo si è auto eliminato. E quindi dai, va bene così. Contenta, no? Sì, sì. Dai. Qualcuno da ringraziare in particolare? Il mio team. E il meteo. Il meteo, sì. Va benissimo, grazie. Podio per la categoria Open B.
Gradino più alto se lo ha giudicato Fabris Luca. Secondo posto per Nespoli Luigi. Terzo, Bianchi Mattia. Sono state due gare, diciamo, sono difficili, ma alla fine ci siamo fatta. Ho vinto il campionato e ringrazio tutto il Team Space, la GHR per i motori, il papà meccanico e insomma tutti quelli che hanno contribuito per questo risultato, insomma. Grazie a tutti. Nespoli, hai fatto il record delle scivolate oggi. Sì, anche ieri devo dire che hanno fatto un sacco di scivolate. Ma ci siamo divertiti, è stato un po' un casino con il tempo, abbiamo cambiato gomme a destra e a sinistra. E niente, gara 1, sono stato dietro tutta la gara, alla fine l'ultimo giro sono riuscito a fare un sorpasso, a vincere. Gara 2 purtroppo sono scivolato e ha vinto il mio collega. Ascolta, eccoci, volevo chiederti appunto. Ringrazio tutti quelli della Blata, tutti il Paolo, mio papà, Franci, Fabio, la Lucrezia che ci segue da casa Codogno. Ringrazio tutti e alla prossima. Complimenti e passiamo al vincitore Fabris. La tua gara, Fabris. Sono contentissimo per la vittoria e volevo ringraziare mio papà che mi porta a fare le corse, Milo che mi prepara i motori e la famiglia Bettin che ci ospita sempre. Vediamo adesso cosa è successo alla gara della categoria Open C e Gentleman. Il miglior tempo in mattinata è stato di Davide Zonchetti. Distanziato di 22 centesimi di secondo troviamo Daniele Ferrari. È tutto pronto sulla griglia di partenza. Schieramenti eseguiti alla perfezione dai collaboratori commissari. In questa gara sono da percorrere 16 giri. Si parte. Per la gara 1 i più lesti a partire sono Zonchetti e Ferrari. Passaggio al rettilineo della partenza, già notiamo dei distacchi tra i piloti delle retrovie. Si avvantaggiano sempre di più Zonchetti e Ferrari, poi distaccati di oltre 10 secondi. Comunque, gara molto aperta. Fine dei giri previsti e vince Davide Zonchetti. Secondo posto per Ferrari Daniele. A seguire Pini, Bandini, Picozzi, Giacomini e Salvi. Questi ultimi a un giro. Ci prepariamo per gara 2, sono le ore 13.30. Tutti i piloti sono sulla linea di partenza. Si effettua il giro di riscaldamento e poi si parte. È subito il pilota numero 71, Zonchetti, a prendere la guida del gruppo. Dai primi giri sembra la fotocopia della prima gara, comunque staremo a vedere. Primi giri ad appannaggio di Ferrari e Zonchetti. Si è inserito anche Pini Andrea, numero 94. Zonchetti allunga. Ferrari prova a stare attaccato per poi, se possibile, effettuare il sorpasso. Siamo a pochi giri dal termine. La situazione non cambia, pertanto vince Davide Zonchetti. Secondo, Ferrari Daniele con un distacco di un secondo e mezzo. Terzo, Pini Andrea. A seguire, Picozzi, Bandini, Giacomini, Salvi Diego. Nonostante in questa gara fossero in pochi, i piloti hanno combattuto sportivamente. Podio della categoria Gentleman. Podio più alto per Zonchetti Davide, secondo Giacomini Giampaolo, terzo Salvi Diego. Oggi è stato un completo disastro, però sono riuscito a portare a casa un terzo posto per fortuna è il tricolore perché ho vinto il titolo italiano, finalmente. No, anzi, questo è molto positivo e sono felice. Dopo tanti anni, ZPF e il mio portafoglio. Grazie. Da Giampi, che io lo considero un fratello perché è una vita che ci conosciamo. La tua gara, ci tenevi tanto a arrivare a fare sta gara? Ci tenevo a arrivare secondo in campionato e sono commosso molto. Ti lascio con la tua commozione. Bravo Giampi, ragazzi, è un veterano, amico di tante gare, abbiamo fatto, viste tante, siamo nati con le minimoto noi, vero? Sì, siamo nati con le minimoto e ci siamo divertiti fino adesso. Io ho un compagno che mi segue e ci divertiamo alla faccia e abbiamo una gran passione per queste minimoto e continuiamo a farlo. Complimenti Giampi, veramente, di sincero. Il vincitore Davide Zonchetti, bella doppietta oggi. Sì, oggi mi sono riscattato di tutto il campionato, quindi sono riuscito a vincere due gare sul bagnato, quindi anche difficile.
devo ringraziare la mia ditta che mi sponsorizza e ringrazio l'SG per il motore che quest'anno è andato molto forte. Podio della categoria Open C, gradino più alto per Ferrari Daniele, secondo posto per Pini Andrea, terzo Picozzi Marco. È andata bene dall'inizio, sono riuscito a girare costante, finalmente abbiamo portato a casa il risultato. Perfetto. Piccolo ma buono. Hai qualcuno da ringraziare? Ah sì, la mia famiglia. Ecco sì, mi sostiene tutte le gare. Benissimo. Va benissimo, grazie. Contento, no? Sì, sì. Fa piacere. Alla prossima, ciao cari. Ciao. Ciao. Passiamo al secondo, Pini. Dove sei, Pini? Eccolo qua, vieni qua. La tua gara, Pini. Tutto bene, abbiamo iniziato bene e questo weekend è andato bene, forse meglio sotto la pioggia. E ringrazio Giuseppe GHR per il motore, mi ha dato molta fiducia. Poi ringrazio anche quelli della tenda perché la sera ci si diverte, e anche la Carmela che ci fa sempre da mangiare buono. Come va? Benissimo. E passiamo al vincitore, Ferrari Daniele, e qua con la bandiera tricolore, già tutto neocampione italiano, con l'ultima erede questa, vero? È l'ultima? Sì, è l'ultima. È l'ultima. Confermo. Confermi. La tua gara. Preferivo il sole, diciamo che invece ci siamo trovati una giornata un po' uggiosa, però è andata bene, abbiamo fatto tutte e due le gare, le ho vinte, per cui abbiamo concluso un'annata veramente molto positiva. Hai qualcuno da ringraziare in particolare? Ma io ringrazio sempre il mio compagno di sventure Giampi, che insieme a lui è tanti anni che corriamo in minimoto, speriamo di farlo ancora per tanti altri anni, chissà. Va bene. Bene. Grazie di nuovo. Prego. A questo punto si è svolta la finalina della categoria Junior A più B, ossia i piloti che non sono rientrati negli schieramenti delle due gare Junior A e Junior B. Devono percorrere 8 giri, sono 10 i piloti che si apprestano alla partenza. Gara di consolazione. Partenza valida e sfilano tutti in fila indiana. Passaggio sul rettilineo, pista molto scivolosa. Al quarto giro si fermano per scivolate Gualandri Luca, Ceccherelli Cristian, Talamonti Simone, Andrenacci Emanuele. È giusto nominarli tutti. Tutti hanno messo impegno nell'affrontare questo campionato. In testa vanno forte Celli Edoardo, Darliano Cristian e Ciotola Fabio. Il pilota numero 2, Darliano, perde contatto con il primo, Ciotola, e raggiunge un distacco di oltre 7 secondi. Si chiude la gara e vince Ciotola Fabio, seguito da Darliano Cristian, Celli Daniel, Graziano Simone. Chiude Zek Adam, comunque tutti bravi. Una bellissima giornata di gare, molto articolate e con spunti effettivi di autentico professionismo da parte dei giovanissimi che si sono cimentati con molto impegno e professionalità. Non c'è che dire, la minimoto è uno sport in continua espansione e al riguardo la FMI sta provvedendo alla maggiore diffusione e partecipazione da parte dei piloti più piccoli, che sicuramente saranno i portacolori dell'Italia nel mondo. Sono con Cristiano Farinelli, Deus ex machina del campionato italiano minimoto, a cui chiedo le sue dichiarazioni, come ti è sembrato quest'anno il campionato? Allora, prima di dire le mie impressioni, permettetemi di ringraziare tutto lo staff, a partire da te Sergio, e tutta la direzione gara, i ragazzi che lavorano nel movimento di questa grande macchina, e alla Federazione Motociclistica che mi ha dato questa opportunità, ha scelto me per questa cosa. Devo dire che alla fine dell'anno è stata un'annata dura, lunga e faticosa, ma i numeri e i risultati insomma ci hanno dato ragione e dell'impegno profuso, quindi sono stanco ma felicissimo. Già ci parla del prossimo anno, hai qualche notizia così? Beh sì, il prossimo anno, allora, abbiamo già anticipato qualcosa, faremo un campionato su 5-6 tappe,
quindi ridurremo rispetto a quest'anno. Stiamo guardando la possibilità di fare qualcosa in più ancora per aiutare i bambini sia dal punto di vista tecnico che promozionale. Confermeremo tutte le open perché sono lo spunto per i più piccoli e perché anche qui bisogna divertirsi. A prescindere che l'ultima gara sarà a Pomposa fra 15 giorni, l'appuntamento con globale sarà Verona? Sì, allora noi finiremo il 23 ottobre con la Coppa Italia a Pomposa e poi diamo appuntamento a tutti al Motorbike Expo, che è un po' la casa della federazione motociclistica, dove premieremo i primi tre classificati, quindi il campione italiano e gli altri ragazzi di tutte le categorie, e presenteremo anche tutto il calendario 2017. Un arrivederci quindi alla prossima premiazione da parte della federazione che si terrà a breve. Da parte della redazione un arrivederci alla prossima stagione per mettere in onda trasmissioni motoristiche riguardanti le gare di minimoto, tanto è assicurato lo spettacolo che ne deriva.